Benvenuti da Agora. Oggi politica al centro di questa puntata. Torna ospite da noi l'avvocato Giacomo Leonelli, benvenuto. Salve. Segretario regionale del Partito Democratico. Leonelli è in carica oramai in questo ruolo difficile, difficile perché il PD è un partito dove si fatica a tenere le redini e a dispetto della giovane età, 1 anno e 8 mesi, regge. Perché la verità è questa. Leonelli, lei è stato alla Leopolda, no? Sì. E mi pare che, può speculare come accade in tutti i PD, in tutte le regioni, anche in Italia, correnti e correntugole ce ne sono tantissime, ma quello che ha stupito fortemente è la mancanza delle bandiere del PD. Ma che cosa ha in mente Renzi di fatto? Lei è un renziano, perché lo possiamo definire così? Sì, beh, certo. Quindi, È notorio. appunto, no, ancora così, allora Beh, diciamo, sì. che cosa hai in mente Ma guardi, questa domanda è una domanda che viene riproposta ogni anno. Noi la prima Leopolda la facemmo nel 2010. Renzi? Questa è la sesta, no? Sì, 2010, 2011, quindi fino ogni anno fino al 2015. E in ogni Leopolda non ci furono le bandiere, non ci sono state le bandiere del PD. E in ogni Leopolda si riproponeva la domanda: cosa ha in testa Renzi? Renzi vuole uscire dal PD? Renzi ha in mente il Ma Partito della è partito Nazione? della nazione, però. Il Partito della Nazione è un qualcosa che non c'è, cioè non esiste, è una elaborazione giornalistica. Il nostro segretario ha. No, Ma lui l'ha detto, però. Matteo Renzi ha parlato del Partito della Ragione, Della ragione. ma in una declinazione, cioè lui ha detto se l'alternativa è il nichilismo e il populismo di Grillo e Salvini, il PD può diventare il Partito della Ragione, cioè può diventare il partito di tutti quelli che hanno interesse a costruire, che pensano comunque che non si debba distruggere tutto, ma bisogna in qualche modo rimettere in moto il paese e dare una speranza di futuro all'Italia. Cioè, su questa dinamica lui dice è normale che noi attraiamo consensi anche di chi in passato non ci ha votato. Cioè, l'Italia a oggi vive un sistema politico completamente in qualche modo, no? Completamente fuori asse rispetto agli schemi europei. Forse ecco, la Francia ultimamente con Eh beh. Anche il Fronte Nazionale in qualche modo ha un se po' poi non si è ricordato, riconfermato nei anche se poi non si è ballottaggi, eh. riconfermato nei ballottaggi, però insomma noi oggi non abbiamo un centrodestra, un'opposizione. Però mi permetta, segretario, cioè qui non si tratta solamente di guardare, ed è giusto quello che dice lei, sia chiaro, di guardare fuori Sì. quello che è il PD o comunque sia quello che sarà considerato nemico. Qui il problema è anche dentro, cioè il partito della ragione, che okay, allora i bersaniani, quelli di sinistra, sono No, tutti allora, faccio irragionevoli? un passo indietro. No, no, lui dice questo, il Partito della Nazione non esiste. Agli occhi degli elettori, certo, il PD oggi può essere il Partito della Ragione, cioè come alle europee del 2014, quando il PD ha preso il 41%, è chiaro che dentro quel 41%. C'è stata tanta gente che in passato non aveva votato PD, ma non aveva votato sicuramente DS, non aveva votato Margherita, cioè partiti che hanno dato vita al PD. Però in quel momento l'hanno visto come l'unico interlocutore serio in un paese che voleva lasciarsi alle spalle la crisi e ripartire, per dare una speranza di futuro ai giovani, ma anche ai meno giovani, e diciamo in qualche modo andare a riformare quel sistema incrostato che da troppi anni ci portiamo Si dietro. può, secondo lei, prescindere dalla sinistra come presupposto, se vuole, culturale e ideologico, per riportare quello che lei diceva adesso? Ma il PD è un partito stabilmente collocato nel centro-sinistra, che è alleato anche della sinistra. In tante città, in tutti i consigli regionali, di fatto è alleato con SEL. Io penso che l'alleanza con una sinistra critica, ma comunque ragionevole, che sta su una dinamica di governo, sia una cosa che, per esempio, in Umbria abbia assicurato a questa regione anche una tenuta sociale non indifferente nel corso degli anni. Probabilmente la crisi sarebbe stata molto peggiore se non avessimo avuto anche una visione
diretta alla tutela dei più deboli, no? In questi anni, per esempio sul tema della sanità, sul tema dei servizi alla persona, sulle disabilità, su tutto quello che sono quel novero di politiche che chiaramente vanno in favore dei più deboli. Però mi lasci dire, la domanda, se le bandiere del PD ci sono o meno, è una domanda che si è ripetuta ogni anno. Matteo Renzi l'ha ricordato anche adesso, che è segretario, ha detto... Noi la bandiera del PD ce l'abbiamo tatuata sul cuore, non ci abbiamo bisogno. Questo non è un congresso. Di esporla, dice perché non è un congresso. Perché la Leopolda non è un congresso. La Leopolda, cioè... è un momento in cui tutti coloro che hanno a cuore chiaramente le sorti del paese e che vivono la politica come impegno civile sono chiamati a dare un contributo. Mi rendo conto che sembrano frasi banali, però credetemi... La Leopolda è quel qualcosa che se non l'hai mai vissuta non hai idea di quello che è, anche per come la raccontano i giornali e televisione. La raccontano effettivamente un po' come un congresso di partito, come comunque una grande assemblea rituale. È un evento irrituale. Poi cosa viene fuori di fatto dalle Leopolde? E in questo Ma, caso? Guardi, dipende. Per esempio, noi l'anno scorso, c'ha le format diversi ogni anno, no? Quest'anno è stato fatto il question time, sì, dei ministri. Sì. L'anno scorso furono fatti i tavoli di lavoro. Guardi, quei tavoli di lavoro, così come due anni fa, erano tavoli improntati a tutti i temi diversi, ovviamente, della vita istituzionale e politica del paese. Quindi c'era il tavolo sulla scuola, c'era quello sulla sanità, c'era quello sulla riforma, c'era quello sulla pubblica amministrazione, c'era quello sulla giustizia, c'era quello sull'economia. Da lì... Di fatto sono venute fuori, e Matteo Renzi ha ricordato anche all'ultima Leopolda, molte le proposte che il governo ha fatto. Questo format noi l'abbiamo rieditato in salsa umbra attraverso i tavoli che abbiamo fatto all'IRIC a marzo. Noi abbiamo fatto circa 30 tavoli tematizzati, da quei tavoli è venuto fuori il programma per le elezioni regionali che noi stiamo portando avanti. Per cui quei tavoli hanno... la funzione di incubatori delle migliori energie che noi mettiamo a disposizione. Dopodiché intorno a quei tavoli non ci sono soltanto dirigenti di partito. Guardi, il bello della Leopolda è che seduti intorno allo stesso tavolo o seduti vicino in platea c'è il parlamentare piuttosto che il consigliere comunale del piccolo comune, piuttosto che il piccolo imprenditore o il medico o l'operaio, insomma... che comunque si richiamano ad una... Non è, ho capito, non è un congresso, però di fatto influenza tantissimo poi... Certo, quello che, ecco. Le dirò di più, che secondo me oggi la Leopolda è l'evento politico più importante d'Italia. Ecco, appunto, però lei, io capisco che è un argomento difficile, ma tenere le redini poi, per Renzi, di quelle che sono le linee comunque che sono interne ai partiti, cioè dalemiani, non ci dimentichiamo, sì, sì, che... D'Alema ne ha impallinati di segretari, no? Prima di Renzi, i Bersaniani, vabbè, i vari Cuperlo, eccetera. Non è cosa facile. Cioè, emerge qualcosa da questa Leopolda in questa direzione o piuttosto ci devono aspettare che questa componente prima o poi se ne andrà? Ma io non credo che se ne andrà, ma auspico anche che non se ne vada. Io sono stato in minoranza tanti anni nel mio partito, perché io non ho votato mai Bersani, no? Io non ho votato Bersani né al congresso che lo elesse segretario, né alle primarie contro Renzi. Quindi io di fatto sono 4 anni in minoranza, ma non mi sono mai sognato di andarmene. Cioè, credo che alla fine, se stai nel PD, accetti la scommessa di stare in una famiglia talmente ampia, un po' come quelle che si ritroveranno in tante... case da quei pochi giorni, nei giorni di Natale, dove chiaramente quando si discute ci sta anche che molti non la pensano come te o che chiaramente le tue idee sono minoritarie, però la forza è stare dentro quella casa, è stare dentro quella grande famiglia. Chi se ne va sbaglia, guardi Civati e Fassina, lei l'ha più sentiti? Si sono più visti? Civati e Fassina erano protagonisti dei telegiornali e delle prime pagine dei giornali quasi quotidianamente. La fuoriuscita dalla nostra casa di fatto ha celebrato la loro, non dico fine politica, perché insomma, questo non spetta a me dirlo, però sicuramente ad oggi nel panorama politico la loro irrilevanza. Chi se ne va al PD sbaglia sempre. Lei pensa a tutti quelli le che... Le direi sì, ma non come affermazione, ma come sinistra italiana, insomma, che lei... Ma sa, sinistra italiana è una aggregazione che mette insieme sicuramente
delle tradizioni, ma anche molti scontenti. Se le tradizioni dovessero prevalere sui rancori, sicuramente potrà far bene una forza politica con la quale il PD in futuro dovrà ragionare. Lei è nato ad Assisi. Io sì. Quindi ha un non so che di francescano, perché poi per reggere il colpo, tutto quanto, per tenere insieme le diverse anime del partito, adesso ci spostiamo in Umbria, sì, perché abbiamo ancora un quarto d'ora, dedichiamolo metà e metà. Sì, sì. Parliamo intanto del suo partito, e qui insomma ce ne vuole, perché nelle settimane scorse c'è stata anche polemica piuttosto aspra, conosciamo tutti quali sono le diverse anime, inutile che le ripetiamo, del partito all'interno della regione Umbria. Quanta fatica sta facendo per tenere insieme tutti, se ci riesce? Guardi, questa cosa che io faccio, adesso non voglio sembrare, perché cioè, le correnti, non voglio sembrare. No, lei diceva che bisognava superare le correnti, sì. Mica facile. No, non è facile, però le dico prima una cosa, che rispetto alla fatica che uno fa, ne faccio sicuramente parecchia, di fatica, però le dico anche che il ruolo di segretario regionale, che è un ruolo molto particolare, i cittadini non si rendono conto che tipo di ruolo è, innanzitutto è un ruolo gratuito che si fa, i cittadini magari pensano chissà che sia un lavoro, no, è un ruolo che uno fa per impegno, per passione, per dedizione. Io lo faccio perché penso che questa regione abbia bisogno di una fase nuova, di una classe dirigente nuova nella regione, in tutti i territori, in tutti i comuni. Spero di guidare questa fase, un po' lo sto facendo, non è semplicissimo, perché comunque cambiare in una regione dove ci sono riferimenti molto cristallizzati non è semplice. Paradossalmente è più facile cambiare in Lombardia piuttosto che in Sicilia, no? Che magari sono tradizioni dove il centro-sinistra e il PD non era maggioritario. Qui è più difficile, però io penso anche che questa sia l'unica strada. Però al di là di questo, il mio ruolo si fa o si porta avanti se la sera, quando vai a letto, sei in pace con te stesso. E per andare a letto in pace con te stesso, oltre che chiaramente condurre una vita onesta e trasparente, devi anche sapere di aver fatto tutto il possibile, il meglio che potevi fare su ogni situazione. Si ritiene un rottamatore dell'Umbria? Ma guardi, io se vedo il panorama politico oggi è molto cambiato rispetto a qualche anno fa. Le persone che noi avevamo come riferimento politico in Umbria 3-4 anni fa, oggi di fatto hanno fatto un passo indietro. Non sono tutti. Beh, vabbè, se pensiamo da Renato Locchi a Alberto Bottini a Vincenzo Riommi, insomma, c'è stato sicuramente un cambio generazionale, un cambio di figure di riferimento. Non tutti, ma guardi, anche a livello nazionale, se guarda il governo Renzi, ci sono figure che comunque hanno avuto ruoli in passato. Pensi al capogruppo in Senato, l'onorevole senatore Zanda, non è sicuramente un giovane di primo pelo, quindi sa, il tema della rottamazione è un tema reale, sicuramente da portare avanti, sì, perché bisogna essere conseguenti, perché se diciamo che vogliamo aprire una fase nuova, non possiamo pensare di aprire una fase nuova con gli interpreti vecchi, no? Certo. Perché diciamo ci sarebbe una disarmonia. Però è anche vero che i passaggi. Però è anche vero che i passaggi sono lenti, soprattutto a livello territoriale, dove ci sono. Comunque, ripeto, l'Umbria è una regione dove noi non ereditiamo una situazione di azzeramento nei fatti. Paradossalmente per Renzi è stato più facile, perché Renzi, dopo la sconfitta alle politiche, cioè o meglio la sconfitta, dopo i bersagliani si arrabbiano, la non vittoria, cioè quando vittoria. Diciamo abbiamo vinto poco, ma di fatto non abbiamo vinto. Cioè, per dire calcistico questo. Nel 2013, lui lì aveva in mano non solo l'opinione pubblica, ma anche il partito, cioè il partito di quelli che hanno detto va bene, fino adesso abbiamo sbagliato, Renzi sei comunque la figura che può portare avanti questo processo. Quindi anche tutti quelli che fino al giorno prima erano diciamo stati fervidi sostenitori di Bersani sono passati, no? Ce ne sono tanti che sono passati chiaramente sulla linea di Matteo Renzi. In Umbria è diverso. In Umbria qualcosa si è smosso dopo le amministrative, perché quelle amministrative del 2014, in particolare con la sconfitta di Perugia e con le vittorie faticate e ballottaggi, ci hanno detto che il mondo non era più come prima.
Però, sa, dal dire che il mondo non è più come prima, a affidarsi poi mani e piedi ad una segreteria di 35 anni, perché la mia segreteria regionale è, diciamo, la media di 35 anni d'età, e sono ragazzi, ci tengo a dirlo, non sono improvvisati, perché parliamo di sindaci, dei comuni dell'Umbria, parliamo di assessori dei comuni dell'Umbria, cioè gente che ha consenso, che ha preso voti nel proprio territorio e quindi è rappresentativa, non è gente improvvisata o una cerchia di amici del sottoscritto. Però prima di affidarsi mani e piedi a loro ci pensi. Ci sono state delle segreterie incandescenti, che il magma dell'Etna... Direzioni. Queste direzioni, il magma dell'Etna è tiepido, insomma, questioni caldissime che poi dopo evidentemente si sono anche riverberate in consiglio, questione dei rifiuti, che ci dice su questo? Sulle direzioni. Queste direzioni, certo. Guardi, sulle direzioni, se si discute di politica, delle cose da fare, ben venga. Qualcuno ha stigmatizzato il fatto che noi abbiamo fatto un'ultima direzione qualche giorno fa e abbiamo parlato di una cosa molto importante, di una proposta che mettiamo in campo in regione di investire 10 milioni d'euro su misure di sostegno al reddito, non come immagina il Movimento 5 Stelle, cioè dare una mancetta. Stavo per dirle, è un po' Movimento 5 Stelle. No, perché il Movimento 5 Stelle pensa di dare una mancia a tutti, anche a quelli che non lavorano ma semplicemente perché stanno bene, di famiglia, magari stanno la mattina in pigiama sul divano, perché non hanno bisogno di andarsi a cercare il lavoro. Noi vogliamo finalizzare queste risorse, sì, alle persone, ma non così come semplice mancia, come semplice obolo da erogare mensilmente, ma finalizzato alla loro formazione, in particolare al loro reinserimento lavorativo. Cioè, tu prenderai quelle risorse, devi dimostrare che ti formi, che vai a fare tutto il possibile per rientrare nel mondo del lavoro, perché io penso per esempio che queste risorse non vanno date chiaramente a pioggia, vanno finalizzate ad alcuni settori della società. Io in particolare penso, tutti mi dicono, beh, dovresti pensare ai giovani, perché sei giovane, io ci penso ai giovani, però guardi, i giovani paradossalmente altri strumenti ce l'hanno, perché hanno Garanzia Giovani, che sta funzionando abbastanza bene. Dovete pensare a quella sacca creata mostruosamente, mi permette, dalla Fornero, degli esodati. Io penso che noi dobbiamo pensare a quella categoria di over 40, over 45, sì, che hanno perso il lavoro, che hanno finito gli ammortizzatori sociali, ma che noi dobbiamo consentirgli di avere una speranza, un'opportunità di rientrare in quel mercato del lavoro. Sui giovani, e queste risorse... Sui giovani c'è da dire, però, segretario, che moltissimi sono stati costretti, è anche giusto fondamentalmente, però sarebbe bello poter trovare lavoro nella propria terra, quantomeno. Sono stati costretti proprio ad emigrare, nel vero senso della parola. Questo purtroppo è un fatto reale, però se io oggi guardo la fotografia, ci sono i giovani che non stanno bene, in Umbria non stanno sicuramente bene, poi magari ne parleremo, ma c'è una categoria che oggi ha un'emergenza in più, perché, ripeto, i giovani, pensa agli under 30, qualche strumento anche l'Europa glielo dà. Noi abbiamo persone da 40, 45 anni che magari hanno figli a carico, magari che hanno disabili a carico, certo, che sono fuori dal mercato del lavoro, e bisogna che loro, con loro costruirci un patto, dicendo io ti do un po' di risorse per uscire dalla povertà, ma tu devi dimostrare che vuoi rientrare in quel mercato del lavoro, formi, e noi ti dobbiamo dare gli strumenti per farlo. Certo. Allora dico, noi questa direzione l'abbiamo fatta, abbiamo approvato questa proposta, che ora porteremo in consiglio. Ci hanno detto che il range poteva essere tra i 5 e i 10 milioni, noi abbiamo chiesto che siano 10 milioni di euro, perché vogliamo fare il massimo sforzo possibile per far uscire questa regione dalla povertà, perché se esce la regione dalla povertà, o meglio, non la regione non è una regione povera, ma alcune sacche di povertà ci sono. Se portiamo quelle sacche di povertà fuori da questa condizione, si rimette in moto tutta una economia, pensiamo anche di piccole e medie imprese che sono il tessuto sano di questa regione. Però, ripeto, noi abbiamo fatto una direzione su questo. Qualche giornale ha stigmatizzato che c'erano degli assenti. Allora io dico a questi assenti... Molte volte sono stati assenti però ultimamente, gli assenti. Sì, guardi, gli assenti in genere, come si dice, secondo me hanno un po' sempre torto. Perché, però... noi faremo direzioni sempre più sui temi, sempre più sulle cose da fare. Li recupera il segretario questi assenti? Ma guardi, io recupero... O si devono recuperare da soli? No, ma non è che si recuperano gli assenti. La direzione funziona anche con gli assenti. Funziona lo stesso. È meglio se ci sono tutti.
gli assenti, però, mi permette di dire, hanno sempre torto. E soprattutto, guardi, hanno torto quando si parla delle cose da fare. Noi abbiamo fatto una direzione sulle riforme, abbiamo fatto questa direzione sulle misure di sostegno al reddito, ne faremo altre su altri temi. Noi faremo sempre più riunioni di partito finalizzate alle cose da fare. Non chiacchiericcio inutile tra noi, ma sempre più legate alle cose da fare. Noi dobbiamo dare all'Umbria l'idea che non siamo semplicemente dei teatranti che si sfidano sui giornali a colpi di dichiarazioni. Noi dobbiamo essere oggi, e solo noi possiamo esserlo se guardiamo quelle che sono anche le alternative, dal Movimento 5 Stelle alla Lega, gli unici che possono guidare un percorso di riforme e di rilancio di questa regione. Lei prima ha detto... Per cui io non mi farò impantanare dentro discussioni sterili. Lei prima ha detto dei territori, e ci arriviamo, perché qua abbiamo, mi pare, 5 minuti se non sbaglio, Mauro, che chiedo conferma in regia. 5 minuti, ok. Quindi volevo ancora affrontare rapidamente due cose, con molta agilità, con molta diciamo, atletismo. I territori, Poleto, lei ha fatto un tecker scivolato, visto che ama il calcio, e lì andava male la prima, insomma, mo che accadrà? Poleto è stata commissariata perché era nelle incapacità manifesta di trovare una soluzione. Ma lo era anche prima però, no? Sì, il problema è che noi abbiamo delle regole molto rigide. Io prima di poter commissariare un'unione comunale, un circolo, devo verificare che non ci siano le condizioni affinché in qualche modo la soluzione riparte. Certo, il commissario di Spoleto è un santo per lei. Guardi, i commissari oggi sono tutti santi, visto che lo fanno a titolo gratuito e senza, diciamo, sottraendo tempo ai propri affetti, alla propria famiglia. Quindi... In questo caso sicuramente Carlo Antonini, che mi ha dato la disponibilità di fare il commissario, è una persona che va ringraziata perché fa una cosa... Un medico che va a curare. Medico di famiglia che va a curare una famiglia un po' troppo litigiosa. Però sono contento di aver fatto questa cosa, perché quella è una città importante per noi. Spoleto è una città importante per l'Umbria, una città importante per il PD, e noi abbiamo bisogno di ripartire. Noi abbiamo bisogno di ripartire soprattutto nelle città dove abbiamo perso le amministrative. Spoleto è una di queste. E per cui devo dire che sono anche contento che, sinceramente, grandi levati di scudi non ci sono stati. Bisognerà anche non perdere quelle che avete già, no? Beh, certo, questo speriamo, speriamo sicuramente. Ancora, torniamo invece in Regione, questa volta come istituzione. Insomma, lì ci sono state battaglie asperrime, anche all'interno del suo partito, certo. No? Che accade? Ma poi va sotto gli occhi di tutti. Adesso poi ci sono... dei guardiani severi come quelli del Movimento 5 Stelle. Che cosa accade in realtà? Ma accade che, ripeto, noi purtroppo siamo troppo... Un partito variegato. Un partito variegato, un partito che fatica un po' troppo a essere partito e che magari è un po' troppo ancora un insieme di cordate, questo sì, un insieme di... Leonelli capogruppo spesso si scontra con qualcun altro si scontra con Leonelli capogruppo. Sì, questo sì. Tra l'altro il capogruppo, lo ripeto, l'ho fatto con spirito di servizio e spero di poter lasciare questo ruolo in un'ottica però di unità, perché se lascio il ruolo e mi ritrovo che poi come segretario da gestire una situazione conflittuale diventa problematico, però spero di poterlo fare, sono convinto di poterlo fare. Per fare il segretario, diciamo così, per dedicarmi più anche a questo tipo di attività. Certi però, argomenti, come per esempio la questione rifiuti, sono stati... Ma guarda, la questione rifiuti è una boutade. La questione rifiuti è una vera boutade, nel senso che è emersa questa cosa. Noi siamo usciti pubblicamente con una dichiarazione che, tra l'altro, basta scrivere Leonelli rifiuti e vede la mia dichiarazione... Su Google, sì, e vede la mia dichiarazione il 27 ottobre, cioè il giorno del commissario, dell'interdittiva antimafia. Interdittiva. Si è detto che io non avevo detto nulla, non è vero, perché sono i fatti che lo dimostrano. Dopodiché per me la polemica finiva lì. Abbiamo rimarcato una posizione, abbiamo anche riapprovato un ordine del giorno. Per me la polemica finiva lì, dentro il partito. Però non è finita. Lo so, probabilmente non è finita, nel senso che ci sono stati degli strascichi che io avrei voluto evitare. Dopodiché, se guarda, io da quella direzione regionale in poi non ho più parlato di questi temi, non sono più entrato in conflitto con qualcuno all'interno del mio partito. Perché poi non entro in conflitto. E non, guardi, io ho tutto l'interesse a non entrare in conflitto con nessuno, da segretario regionale. Dopodiché è normale, se uno mi attacca... Dovrebbe essere il segretario di tutti. Appunto, se uno mi attacca devo difendermi e devo rispondere. Soprattutto devo puntualizzare come stanno le cose. Perché se si racconta poi cose non vere,
magari anche in buona fede, perché mica tutti stanno a leggere tutti i giorni le agenzie giornalistiche dicendo che... Però io devo puntualizzare, devo dire come stanno le cose, perché rappresento una collettività di oltre 10.000 uomini e donne che sono iscritte al Partito Democratico dell'Umbria, senza considerare appunto gli elettori, che sono molti di più. Sui rifiuti a Nabutad, noi abbiamo detto da subito che per la... Perché? Perché si è voluta strumentalizzare una cosa senza che ce ne fosse terreno. Noi abbiamo preso una posizione, abbiamo detto va benissimo la commissione d'inchiesta, che è la stessa cosa che ha detto Renzi e Leopolda sulla commissione d'inchiesta sulle banche. Se guarda Renzi quello che ha detto Leopolda, ha detto le stesse identiche cose che ho detto io sulla commissione rifiuti. Non abbiamo niente da nascondere, pensiamo che possa essere uno strumento utile alla trasparenza dei fatti, perché i cittadini, è giusto che i cittadini dell'Umbria conoscano i fatti, facciamo la commissione d'inchiesta. È stato detto che non la volevamo fare, che tergiversavamo. Tra l'altro abbiamo votato due volte in Consiglio regionale l'anticipazione, cioè era in fondo, perché chiaramente avevamo argomenti in coda dai consigli precedenti. Io due volte, per due consigli ho proposto di anticipare il tema dell'istituzione della commissione all'inizio dell'ordine del giorno del Consiglio. Ci sono state delle dinamiche tecniche che non si capiva bene quale dovesse essere l'oggetto, per questioni meramente statutarie e regolamentari. La verità è che abbiamo perso una settimana. Però ci avete messo un po' troppo, ecco. No, ci abbiamo messo una settimana in più. Ma se guarda la delibera d'approvazione, dovevano finire i lavori della commissione d'inchiesta il 31 marzo, proprio perché abbiamo perso una settimana. Il sottoscritto ha proposto che dovessero finire il 7 aprile, quindi l'abbiamo anche recuperata questa settimana. Per cui oggi la commissione è insediata, ha un presidente, ha un vicepresidente, si riunisce nelle prossime ore, e come vede tutto è andato come doveva andare, tutto è andato come avevamo detto che sarebbe andato. Per cui si è costruita, purtroppo dico io, sia all'interno del partito sia fuori, una tempesta in un bicchiere d'acqua. Diciamo che fuori è più normale. Fuori è più normale. Si è costruita una tempesta in un bicchiere d'acqua della quale sicuramente non avevamo bisogno di stare sui giornali e litigare tra noi. Cioè noi non abbiamo bisogno di stare sui giornali e litigare tra noi se Tizio attacca Caio e chiaramente poi voi vi alimentate un po' di questo. Okay. Abbiamo finito il tempo, lei ci ha dato già la sua disponibilità, dobbiamo anche evidentemente per dovere di par condicio di animare questi incontri che faremo sulla politica d'Agorà oggi con esponenti degli altri. Li vedo tutti i giorni, non ho problemi. Perché dicono che non facciamo niente, ma la verità è che noi facciamo commissioni tutti i giorni. Io dico sempre, mi sembra essere tornata a scuola, io tutte le mattine vi incontro, sto 5 ore con voi in commissione. Li vedrà qualche volta in più. Grazie all'avvocato Giacomo Leonelli, segretario del Partito Democratico dell'Umbria e capogruppo a Palazzo Cesaroni. Grazie tanti auguri. A voi. E questa, approfittiamo anche noi dell'occasione per fare gli auguri di Buon Natale.